Oh, buongiornissimo ragazzi, come state? Spero bene. Eccoci con un nuovo video. Oggi sono un po' in crisi perché andremo appunto a fare i Venom. E niente, intanto mi sto preparando perché vado a mangiare la mia migliore amica. È già tardissimo perché ho appuntamento alle 2 e è l'una. E quindi niente, vado a mangiare dalla mia amica. Ho rimosso il tong, quello che avevo centrale. E andremo a fare i Venom dalla mia piercer. Ebbene sì, anche se sono un piercer anch'io, ogni tanto è bene fidarsi a mani altrui. Perciò mettiamo qualcosa in pancia perché non mangeremo per un po' di tempo e ci vediamo più tardi. Che stai facendo? Sì. Ciao ragazzi, eccoci qua, siamo sulle giostre, vedete come vi muovete. C'è anche la Marta, no, che mi accompagna solo, ma molto probabilmente al 100% non potrà entrare proprio dentro, aspetterà nella sala d'attesa. Sempre se mi fanno, non è che poi devo stare fuori, che qua so. Si scioglie. Oh. E poi niente, mi farò forare, purtroppo il video del foro non potrò riprenderlo perché non è consentito in questo studio. E vabbè, vedrete dopo, quindi niente, ciao, grazie. Ciao. Muahaha, mi sento malefico adesso che ho fatto sti piercing. È un po' difficile parlare perché ho delle barrette abbastanza lunghe. Inoltre a diversità del tong centrale, che è la barretta lì, diciamo che poco ti dà fastidio, questi laterali anziché avere la posizione obliqua indietro hanno l'obliqua orizzontale. Sì, e quindi dà un po' più fastidio. Infatti infatti le barrette sono talmente lunghe che non si riesce nemmeno a capire, però sono giusti. Uno ha solo un'inclinazione diversa perché comunque ho la vena da questa parte che era un po' più pronunciata, quindi andava fatto in un altro tipo di angolazione, però sono corretti. Detto ciò, siamo arrivati a fine del video. Io pensavo di mettervi un video esperienza di questi giorni della guarigione, di tutte queste cose così. E quindi niente, se avete voglia continuate a seguirmi iscrivendovi al canale, attivando la campanellina, e vi lascio appuntamento al prossimo video. Mua. Ok, eccoci qua, sono passate più o meno 5 ore, infatti mi si è già gonfiato un sacco la lingua, e infatti a differenza di prima che era fatto da un'ora tipo, non riesco nemmeno più tanto bene a parlare. Fa male. Non fa malissimo, ma fa male. E la situazione è questa. Cioè, vedete, non è super gonfio, però si è gonfiata un po' di più di prima. Più di così teoricamente non dovrebbe gonfiare. Oddio, magari un pochettino potrebbe. Io spero di no. Intanto la cura la farò poi stasera. Va benissimo, un corruttore senza alcol, magari diluito con un po' d'acqua. Per il cambio delle barrette sentirò la mia piercer per la prossima settimana, così decidiamo poi insieme sul da farsi, vedere cosa fare e cosa non fare. Mentre come dolore durante il foro diciamo che darei un 5-6, non è malissimo proprio farlo. E niente, per i cibi sarà un po' critica, cercherò di mangiare ovviamente perché non è che posso solo cibarmi di yogurt, ma ovviamente nei primi giorni nulla di caldo, piccante o che potrebbe facilmente irritare il foro. Quindi oddio, è bruttissimo parlare così, mi sento tipo un'altra persona. Quindi niente, andrò giù di tanta acqua fredda da frigo che aiuterà a tornare il gonfiore, e magari stasera mi mangerò un bel ghiacciolo, sì, e vai. E niente, stavolta credo di abbandonarvi per davvero, lo so, questa volta il video è davvero corto.
E so anche che vi sarebbe piaciuto vedere il momento del foro, ma purtroppo questo non è stato fattibile. Ma che sa, in un futuro magari che capiterà un lavoro del genere sul mio cliente, ovviamente ve lo filmerò. Quindi attivate la campanellina, come vi ho già detto prima. E niente, vi lascio un bacione e sarà una lunga settimana, probabilmente due lunghe settimane, ma la prima sarà più intensa. E niente, ciao.